Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in uno dei nostri ultimi vlog, come sto ormai. Con questa mattina stavo mettendo in carica le batterie della fotocamera, perché le ho tutte scariche ovviamente. Sto finendo di montare il video che va online oggi. Sono un po' di corsa, devo fare le cose un po' frettolosamente, perché dopo devo uscire, come vi ho detto ieri. Appunto oggi ho la mia giornata con Fra, però prima devo andare a fare dei giri mentre lei è ancora dalla parrucchiera, quindi penso ci vedremo per pranzo. Volevo sistemare i capelli, ma penso che mi metterò il cappello, quindi non è troppo importante come cosa. Semplicemente li legherò adesso e farò finta che il problema non esista. Lo fate anche voi, sono sicura di sì. Il vero problema in realtà è un altro. Mi è uscito un brufolo, quindi prima di uscire ho messo questo patch. Come vedete c'è proprio la puntina bianca ed è la cosa più brutta della vita. Ora mi faccio una skincare, tolgo questo, vediamo se ha fatto qualcosa. Non penso, perché ovviamente l'ho tenuto tipo 2 ore forse. Poi appunto mi ha scritto Fra che ha finito dalla parrucchiera, quindi appena poi parte, visto che lei sta verso Fiumicino più o meno, dobbiamo andare verso il Massimo, che è il centro commerciale, quello con Primark. E nel mentre ci mangiamo qualcosa. In realtà già ieri sono uscita e ho pranzato fuori, quindi oggi cercheremo di rimanere un po' più light, vediamo. In realtà avevamo detto che saremmo dovute andare al sushi, mi sa che ve l'avevo anche già accennato, però non abbiamo proprio fatto un tempo, quindi anche la poké andrà bene comunque. Poi quando è così che mi devo truccare subito dopo aver fatto la skincare, metto solo la protezione solare, sto usando questa questi giorni, mi trovo molto molto bene, lascia un bellissimo effetto sulla pelle, quindi la uso sia da crema sia da appunto protezione. Ora andiamo invece in Poststation, che è un po' disordinata, ma noi faremo proprio finta di non aver visto tutta questa roba e ci occuperemo di questa faccia. Non voglio fare niente di che. Credo metterò un po' di fondo cushion, eyeliner, mascara, così, insomma le solite cose. Però prima devo assolutamente idratare le labbra. Mi sono ricordata di aver comprato questa, quindi la tengo tipo qua e la uso pre make up sulle labbra. In realtà questa è quella universale, non è specifica per le labbra, perché poi ad esempio vedete ho anche questa, c'è scritto proprio lip treatment, però sostanzialmente la materia prima quello è. Molti si fanno spaventare dalla vasellina nella skincare, in realtà ha un sacco di buone qualità, ecco, basta saperle usare. Poi quello che faccio è fisso un po' le sopracciglia, più che altro le pettino giusto un po', perché le mie tendono ad andare un po' in basso, soprattutto la parte finale. Poi appunto metto il fondo cushion, questo qua è quello che avevo preso in Corea, che è di Espoir, credo si chiami così la marca. Vi faccio leggere qualcosa delle informazioni. Uso questo perché ha un finish super super naturale, cioè vedete, è molto molto brillante. Il problema appunto è che non è molto coprente, infatti vedete qua tutte le discromie che mi sono rimaste dai brufolini, che sulla mia pelle se ne vanno dopo mesi. Vedete, già vi dà una parvenza di essere un po' più radiose. Poi vado con un po' di correttore, in realtà appunto non ne voglio usare proprio tanto tanto, quindi giusto sulla brufolata. Poi mi sbaglio sempre, perché questo in realtà è un neo, però io penso sempre che sia un brufoletto e lo copro, tac, va bene. Io sono piena di neo in faccia, non so se ci avete mai fatto caso. Vedete tutto su questa parte qui, qui vicino all'occhio. Poi io ne ho due proprio dentro l'occhio, uno qua e uno di qua. Qua, sull'orecchio, è comodo tra virgolette, posso sempre camuffare i brufoletti come nei, e chi se ne accorge. Ad esempio un'altra cosa che ho che mi dà super fastidio sono le pieghette dell'occhio, che in Corea ad esempio tutti mi invidiavano, perché credo insomma l'abbiate visto, se avete mai visto anche solo un tutorial di un trucco coreano. Loro si fanno questa cosa chiamata Aegyosal, che è proprio il intensificare questa zona, che loro magari hanno un po' più piatta della nostra, per creare questa sorta di borsa che rende il look secondo loro un po' più giovani, cioè li fa tipo ringiovanire praticamente. Quindi insomma per loro è una cosa positiva, vediamola positiva anche noi, giusto per non piangerci in continuazione addosso. E poi tanto 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 blush. Questo sono mesi che vado avanti solo con questo, che è sempre stato il mio preferito, che è Orgasm di NARS. Lo metto sulla parte alta, quasi un po' sotto l'occhio tra virgolette. Ora utilizzo un pennarellino per le sopracciglia, giusto per ricreare proprio due peli letteralmente. Qui sotto che ho un buchino, vedete, giusto per averle sistemate. Proprio il look di oggi è sistemati ma non eccedere. Eyeliner marrone, seguo la linea naturale del mio occhio e faccio
una righettina, proprio solo nella parte finale, avendo io, vedete, l'occhio con la palpebra cadente, si chiama hooded eyes, cerco appunto di evitare di andare nella parte più chiusa, faccio la mia codina all'interno, lacrimo un po' perché why not, mi ha dato il pennellino nell'occhio. Guardate che carino l'eyeliner solo così. Metto i glitterini, tra l'altro ho preso questi che sono meravigliosi, mi piace tantissimo il pennellino e anche la colorazione del glitter. Questi qua sono di Tony Moly, che qua da noi purtroppo non ha la linea make up, credo ce l'abbia solo in Asia. Volendo li potrei mettere, tamponare un po' anche sulla palpebra, solo qui al centro, sempre col pennellino, mi aggiunge un po' di brillio. Poi ve lo faccio vedere meglio, la luce è qua, sembro un ratto. Con il mascara uso sempre questo di Tony Moly, che è super carino in realtà. Appena l'ho aperto non mi piaceva tanto, perché poi io lo so che i mascara, dopo un po' che li tieni aperti e si seccano un po' di più, è meglio. Si chiama Shocking ed è questo qui, Bora Mascara. Dobbiamo fare la nostra pratica per sorelle dalle ciglia corte, quindi piega ciglia e vado con l'accendino a scaldarlo un po'. Poi ovviamente sto attenta che non sia troppo caldo, perché una volta mi sono quasi ustionata l'occhio, non è stato molto carino. E vado così, ovviamente con il calore mi tiene la piega e la vita è un posto quantomeno leggermente migliore. E ha un effetto molto Korean, perché non è tipo i nostri mascara che sono più volumizzanti. Questo ha un effetto magari più allungante, ma le lascia molto più separate. Ha una formula un po' più acquosa e meno densa. Il problema ovviamente è che ho le ciglia cortissime, quindi appena le piego si avvicinano tanto alla palpebra, devo stare attenta perché mi si sporca subito. Vai bene in una cosa e ne sbagli un'altra. In realtà sostanzialmente questo è il make up, quindi finisco di mettere il mascara e vi faccio vedere. Questo qui è il look finito. Ora mi sciolgo il capello, sistemo un attimo, devo fare la copertina del video così è pronto quando si finisce di caricare, poi lo pubblico e sono pronta per andare. Ecco di cosa ci vedremo oggi. Ok ragazzi, quanto tempo. Tra l'altro ricordate di fare la tessera tipo per scansionare ogni poche, che questo me l'hanno dato a gratis. Ma guardate che carino, qua è tutto natalizio, mi scordo sempre che ci stanno i negozietti. Lì c'è la torre di Roma. E la mia amica è tornata. Ah, fammi vedere che avevo tutto il capello, aspetta, che tornavo col capello lungo. Eccola qua. Wow, è tornata. La princess. Veramente. Comunque bionda così fa stranissimo. Quanto ce l'avevi corti prima di rimetterti queste? Caschetto. Cioè sei stato tutto questo tempo, quanto sei stato lì? No, da settembre. Vabbè, settembre è tanto. Però ora è tornato. Ci hanno anche detto che sembriamo sorelle oggi. Sì, vabbè, in realtà ce lo dicono sempre. Però guardaci, non è vero. Vabbè, ma è il biondo. È vero, così guarda, potrei sembrare bionda benissimo. Dovresti rimetterti le cose. Tu ce l'hai anche più freddo del mio. Sì. Non lo farò. Te l'ho già detto, non lo farò. Ora stiamo valutando. Dovevamo andare al cinema, sì. Noi le va. Non passa la voglia. Quindi ora stiamo valutando dove andare. Mi dispiace tantissimo che la macchinetta non colga il colore di questo tramonto, perché vi giuro, mentre venivo ho detto spero di arrivare in tempo e parcheggiare per catturarvi questo momento, perché è stupendo. Chi mi segue su Instagram sicuro avrà avuto l'opportunità di vederlo bene. Comunque alla fine siamo venute a Castel Romano, che per chi non lo sapesse è penso l'outlet più famoso di tutta Roma. Ho parcheggiato per fortuna senza problemi, almeno qui. E alla fine abbiamo deciso di venire a Starbucks. Francesca mi ha detto ma non ci sono i caffè tipo in Corea? Purtroppo qua no. Purtroppo qua bisogna attaccarsi a Starbucks al massimo, ecco, sperando che non ci sia troppa gente. Quindi aspetto che anche lei parcheggi e poi ci ritroviamo. Fa stranissimo, molto strano rivedere le mie amiche dopo così tanto tempo. In realtà l'altro giorno mi sono già vista anche con Giulia e Giorgia, però non vi ho ripreso, perché poi nella foga, nella cosa del tutto, no, non è che sai riprendere. Però ecco, dopo tanti mesi fa strano, mi sono mancate tantissimo. Sapevo che ovviamente mi sarebbero mancate, ma non pensavo così tanto, perché fondamentalmente io veramente ho le amiche su un palmo di una mano. Quindi quando poi succedono queste cose, no, ti fanno effettivamente vedere il valore del tutto. Quindi è bellissimo. Niente, noi oggi mangiando soltanto abbiamo preso la nostra girella di qua. Guarda, uguale, solo che lei è così international. Si è presa la tazzina, quella da sport, da ragazza. Io ormai è così qua. Però guarda che carino. Chissà che ci sta qua sopra. Cos'è questo? Granella. Fammi vedere il granello. C'è la granella del biscotto, granella del bombo. Un po' di caramello. Io odiando il caramello. No, Frace, assaggia, dimmi di cosa fa. C'è qualcosa che mi ricorda? Vero? No. Ma che cos'è? I biscotti quelli dell'IKEA. Bravo, quelli tipo
esatto, il ginger e cannella sempre. È vero, ecco di cosa fa. Però questa è più buona di quella dell'IKEA. C'erano pure un po' scaldata. Ah, tu sei, tu ti mangi prima la panna e poi io mischio tutto, ad esempio. Vedi, io non mi godo le cose, le piccole cose. Infatti le stavo dicendo, abbiamo lasciato le girelle sul tavolino e stavamo aspettando di là. Io ho detto, ma questo in Corea è normalissimo. No, detto, anzi, io lasciavo il computer e il telefono. Ho detto, buttano a girelle, che non stanno in Corea. Ce l'avevo pure per le girelle. Ho detto, ma chi è che si piega su girelle? Però effettivamente. Tornato a casa, ho tutto il segno del cappello. Comunque, ho un giramento di testa pazzesco. E adesso mi devo mettere a fare di nuovo dei pacchetti di Vinted, che almeno è una cosa che mi rilassa. Io metto là con le cuffiette a fare i pacchetti di Vinted e ciao. In più ho ricevuto una notizia bellissima, cioè veramente bellissima. Spero mi permetterà di fare una cosa altrettanto bellissima e che quindi vi potrò dire più in là. Oggi è stata una giornata ricca di emozioni, purtroppo appunto non posso dirvele tutte, però credetemi, ecco, sulla parola. Sono molto emozionata per quest'anno che è in entrata, insomma, quindi spero vada tutto per il meglio. In tutto ciò ho dei cagnolini qua, anche la signora Icy, che stanno guardando tutti e due un ossetto, non sanno bene cosa farci. Sì, devo ancora ratarli perché anche oggi poi sono stata tutto il giorno fuori, non ci sono stata. Che facciamo quindi? Quando ci diamo una sistemata? Guarda che capelli lunghi che avete. Buongiorno ragazzi, ieri sera sono crollata quindi non ho finito di vloggare. Il giorno di oggi lo unirò a quello di ieri appunto. Anche perché questo è il nostro penultimo vlogmas. Domani è il 24, quindi è l'ultimo giorno. In teoria alcune persone registrano fino al 23. A me piace includervi anche nel vero giorno, diciamo, di Natale. Insomma, quello per cui abbiamo atteso, no? Stamattina mi sono svegliata, mi sono preparata. Potete dedurre dalla mia faccia, ormai non ho più una sembianza umana, che io abbia dormito forse 3 ore. Questi giorni dormo malissimo, cioè proprio, pensate a chi dorme male, io malissimo. Non mi chiedete perché, ho mille cose per la testa e bla 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 bla. Comunque, devo portare Ami dal veterinario a fare appunto la cosa che vi dicevo ieri. Speriamo vada tutto bene, che lo faccia subito, perché io ho parlato appunto di questa cosa, però non so se effettivamente si può fare subito o se lui deve saperlo prima per poi, no, organizzarsi, quindi staremo a vedere. Pomeriggio facciamo gli struffoli, quindi cosa natalizia di questa non c'è ovviamente per chi poi è del sud, figuratevi. E quindi appunto col fidanzato di mia sorella, per chi non lo sapesse, lui è casertano, quindi facciamo questa cosa bellissima. Sarà una giornata piena di fai le palline, fai le palline. E poi finalmente oggi devo farlo, cioè cascasse il mondo proprio sulla mia testa, tosare i cagnolini, perché sono inguardabili. E visto che mi sto organizzando con Ross per andare giù da lei a Napoli per Capodanno, mi porto Amarok e almeno insomma è tutto sistemato e carinello. Siamo appena tornati, vero? A me è stato bravissimo, ho fatto tutto quello che doveva fare, diciamo, per ora. E adesso è il momento rasatura per tutti e tre i bimbi. Guardate quello, è lì al sole, quindi inizieremo con il patato. Anzi, ho deciso iniziamo con Wendy, più che altro perché almeno poi lei così si va a riposare, che è vecchietta, non aspetta. Togliamo collarino, cose. Prima le do una pettinata. Ma Wendy, che si è tagliata due unghie, due, mica una, due. Brava Wendy. È diventata brava pure la Wendy, Ho appena finito di fare tutti e tre i cani. Sto cercando in tutti i modi di non guardare la mia maglia, perché purtroppo mi sono lasciata il maglione questo qua ed è pieno, cioè proprio pieno, li sento, li percepisco sulla mia faccia. Quindi per fortuna insomma li ho fatti in giardino. Questo è il rimasuglio qua di pieno di peli. Ora dovrò farmi dare la spazzolina per togliere tutta questa situazione. Mi mancavano i ramen, effettivamente un po' che non li faccio, quindi sto facendo gli ciabaghetti, che sono, vedete, un po' più spessi di quelli normali. Ovviamente non sono quelli in cup, che sarebbero più comodi, ma purtroppo non è che potevo portarmene più di tanto. Comunque, nel mentre che si cuoce, vi faccio vedere gli gnometti. Tra l'altro qua ieri abbiamo impacchettato anche tutti i regali, non vi ho fatto vedere. Una
delle cose più natalizie di casa mia. Io però sono questo, Merry Grinchmas, sono io totale. Questa è la signora Nana Nicey, anche se ancora si devono fare il bagnetto. Farle capire che è stata brava, le ho dato un ossino. Questo è il signor Amaruffolo, un po' sistemato, un po' ruffatello perché anche lui si deve lavare. E abbiamo anche la signora Wendy che ci sta deliziando con un delizioso bidet. Grazie, che è quella un po' meno brava, quindi diciamo è stata anche lei un po', vedete, sistemata, al taglio nuovo. Poi mi è appena arrivato un pacchettino di Benefit, quindi adesso lo apriamo e vediamo. Io mi sento ancora i peli ovunque, nonostante mi sia spazzolata 66 volte, ma finché non mi farò una doccia. Quindi vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo due prodotti sopracciglia, una pochette, io le amo queste qua. Detto ciò, fatemi andare a scolare questi ramen che qua... mi si scuoce tutto. Li ho lasciati direttamente così, proprio ti va, non ti va, eccoci qua. Hanno formato questo bel sughino. Proviamoli perché questi qua è un po' che non li mangio. Sono molto simili ovviamente ai jajangmyeon. Sono quelli con la pasta di fagioli, insomma. Buoni, ma non sono piccanti. Rimediamo. Peperoncino. E via così, mi faccio anche qualche fumo nel mentre. Sono uscita un attimo, ho portato gli ultimi pacchetti che dovevo spedire prima di Natale, così ho fatto i miei doveri da Babbo Natale. Ora stavo caricando il nuovo reel su IG, quindi lo trovate qui. Ora loro hanno già fatto l'impasto degli struffoli, da quanto ho capito, da quello che sto sentendo, perché poi è pasta mia nonna, caos, cose, va bene. Vuoi venire anche tu? Vuoi portare tipo borsetta? Bravo. Non è completo. Non è completo. Che vuol dire non è completo? Ci mancano 100 grammi. Allora, 400, ogni 200 grammi di farina, 100 grammi di burro. No, ogni 400. Ogni 400. È l'unica cosa che non c'è scritta? Sì. Ok, quindi possiamo divulgare la ricetta. Questo. È... E poi dobbiamo solo fare palline e friggere adesso? Sì. Che sporco! Che... ragazzo, non può stare così. Te l'ho detto. È un ragazzo coreo napoletano. Urlando A. Urlando A. JK. Vabbè, in qualche modo c'è direttamente. Fortuna, che telefonine. Ti ne monine. Gli tengo i tratti del runi. Lui ha i suoi tratti orientali. Dobbiamo fare piccoli, piccoli, piccoli. Però più piccoli possibile. Poi li dia palettina. No, nemmeno pietrine però. Non troppo. Portiamo le tradizioni campane anche nelle terre laziali. Ok, stiamo procedendo qua a fare. L'abbiamo finito un panetto? Questo era solo un panetto? Sì, questo è quello. Qui c'è un bambino sempre in mezzo. Mi spieghi cosa vuoi adesso? Ho detto che non ti posso prendere, amore, se non mi riempi di peli, poi come facciamo poi? Grazie. Adoratura, cogliere. Adoratura, cogliere. Allora, abbiamo preso la pizza mentre loro stanno finendo appunto di fare questi struffoli, che sembra una cosa infinita. Ora poi quando finiscono torniamo giù in cucina, vi faccio vedere. Io in realtà appunto ieri poi mi sono addormentata e c'era MasterChef. Vorrei riuscire a recuperarlo, ma non credo di riuscire, quindi mi sa che mi metterò a montare questo video così domani mattina. Già mi devo svegliare comunque alle 7, almeno mi porto un pelo avanti. Scendendo per farvi vedere il risultato degli struffoli, nonostante credo sia quasi l'una, non so dove sono. Ah, ecco, qui vedo qualcosa. Questo è uno e questi sono gli altri. Direi che ci sono. Capolavoro avete fatto. Se dovevano essere un po' più piccoli, però... parte ciò. Detto ciò, ragazzi, adesso mi farò tutta la mia skincare, beauty skincare, quella che è, e andrò a dormire forse ad un orario decente. Ormai non so più cosa significa andare a dormire. A volte mi dico, guarda che c'è gente che va a dormire alle 22 di sera e per loro è tardi. Io prima delle 3 non contemplo il fatto di andare a dormire. Ho una vita sregolatissima. In più sono 2 giorni che mi faccio la doccia e non mi metto la crema. Io dovete sapere che ho questa parte qua del gomito secchissima, quindi mi sento proprio tipo carta vetrata sui vestiti, mi sta infastidendo, quindi devo ovviare a questo problema. Detto ciò, ci vediamo domani con l'ultimo video, spero la vigilia, perché poi voi vedrete questo video il 24, sia andata bene, non so se festeggiate pranzo, cena, cosa fate, cosa non fate, fatemelo sapere. Poi appunto ci vediamo il 25 con l'ultimo video. Domani è una giornata pienissima di cose da fare. Ripeto, mi devo anche svegliare presto. Spero di riuscire a fare tutto. Come sempre, corsa contro il tempo. Detto ciò, un bacio e ci vediamo presto.